Da domani, 22 settembre, sarà nelle librerie il mio ultimo libro, Versetti pericolosi. In questo libro tratto dello scandalo che nella Chiesa primitiva ha causato il Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca, come si sa, è tutto intonato dalla prima pagina all'ultima all'annunzio dell'amore universale di Dio. Universale non solo nel senso dell'estensione, ovunque, ma per la qualità di questo amore. Un amore dal quale nessuno si può sentire escluso. E se Luca presenta lo scandalo che questo annuncio portò tra i contemporanei di Gesù, è pur vero che nella Chiesa questo annuncio di amore incondizionato, man mano che le comunità primitive si andavano formando come strutture di potere, ebbene questo annuncio fu fonte di imbarazzo e di scandalo. Allora il Vangelo di Luca è il Vangelo che più degli altri è stato limato, anacquato e perfino censurato. Per secoli 11 versetti, da qui il titolo del libro Versetti pericolosi, per secoli 11 versetti del Vangelo di Luca, nessuna comunità cristiana li ha voluti al suo interno perché l'amore esagerato, l'amore del Signore causava scandalo ed era d'imbarazzo.